Zipnews.it, il primo quotidiano online del Piemonte. Zipnews.it, tutti i giorni le notizie dalla regione nel modo più veloce. Se succede in Piemonte, è subito su Zipnews.it. Punto della situazione, esperienza cult. Siamo decisamente soddisfatti dei risultati, non che non fossimo convinti di quello che stavamo organizzando. Dopo un primo anno era scontato che i risultati dopo il successo del primo anno fossero migliori, ma non ci aspettavamo una risposta così importante e così significativa. È bello pensare che la scuola che ha giocato maggiormente non sia di Torino ma di Biella, è bello vedere come durante il Salone Internazionale del Libro i numeri siano raddoppiati, in sostanza un modo nuovo, un modo divertente, un gioco per parlare di cultura, per parlare dei nostri musei, per parlare dei nostri monumenti, per parlare dei personaggi piemontesi che hanno caratterizzato la storia d'Italia e magari vincendo anche un viaggio, ma comunque in maniera simpatica per avvicinarsi all'esperienza culturale e turistica della nostra regione. I giovani sempre più vicini alla rete sono loro, diciamo, quelli che hanno giocato di più e quindi anche per l'assessorato può essere importante trovare nuove formule di promozione, soprattutto con i social, con la rete, col digitale. Noi non possiamo rinunciare a un modo nuovo di incontrare i piemontesi, in modo particolare se sono piemontesi giovani. Non possiamo pensare di non utilizzare i social network, Facebook, Twitter, lo strumento di YouTube, tutte quelle che sono occasioni per accorciare le distanze, per rendere facile entrare in contatto, in rapporto, in relazione con la regione Piemonte, con i musei del Piemonte, con la cultura piemontese. Tutto quello che è semplice, che è utilizzato da chi ha qualche anno in meno, deve diventare uno strumento chiave fortemente scelto dalla regione, fortemente scelto da chi vuole incontrare i piemontesi, vuole chiedere loro di partecipare ancora di più a quello che noi organizziamo.